Barbara D'Urso, polemica Rodriguez, Belen interviene, la dichiarazione. Barbara D'Urso, polemica Rodriguez, Belen interviene sulla querelle. Domenica Live, nell'ultimo appuntamento festivo, ha dovuto fare a meno di due ospiti attesissimi, i fratelli Rodriguez, Cecilia e Jeremias. Barbara D'Urso non ne ha fatto un dramma. Anzi, ha lanciato una frecciata tutt'altro che velata agli argentini, ringraziando il cielo facciamo il 22 di Cher anche senza i fratelli Rodriguez. Una frase che non è passata inosservata e che è giunta anche alle orecchie di Belen, la sorella chioccia della famiglia. Così la showgirl sudamericana, stuzzicata su Instagram da alcuni utenti, ha rilasciato una dichiarazione non proprio amichevole in merito alla vicenda. D'altra parte, le ruggini con Barbara D'Urso non sono certo una novità per la modella. È dal 2013 che tra le due non c'è feeling. Querela la D'Urso e i suoi opinionisti, Belen Rodriguez risponde alla proposta. Belen e Barbara D'Urso non sono proprio amiche per la pelle, giusto per usare un eufemismo. I loro screzi vanno avanti da diversi anni. L'ultima frecciata della conduttrice di Domenica Live è giunta giusto ieri e ha riguardato il rifiuto dei fratelli Rodriguez a presenziare nella sua trasmissione. Sul profilo dell'ex moglie di De Martino sono stati molti fan che hanno chiesto alla modella una dichiarazione. Belen, che non è mai avara di risposte con i suoi follower, non si è tirata indietro e a chi domandava addirittura di querelare la D'Urso e i suoi opinionisti ha risposto, ma sai cosa me ne frega? Ah, zero. Insomma, l'Argentina non vuole gettare altra benzina sul fuoco. Preferisce anzi starsene il più lontano possibile da polemiche e querelle mediatiche. Barbara D'Urso, Domenica Live, le parole in diretta della conduttrice. Ringraziando il cielo facciamo il 22 di Cher anche senza i fratelli Rodriguez, ha dichiarato in diretta Barbara D'Urso. Oggi parliamo di loro, domani di altri. Ci saranno nuovi reality e nuovi argomenti, ha aggiunto la conduttrice a Domenica Live. Infine ha chiosato, la mia trasmissione è democratica, chi vuole viene, chi no è libero di non farlo. Le sue parole hanno raccolto uno scrosciante applauso. Particolarmente energiche nel batter le mani sono state due ospiti in studio, Vladimir Luxuria e Karina Cascella. Quella stessa Karina che non più tardi di qualche giorno fa ha tuonato contro Ignazio e Cecilia Rodriguez.